Quelli che vedete sono Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi, non esattamente loro, ma sono gli equivalenti giapponesi. Diciamo la che... furbizia è la stessa, dimmi Giorgio. Dicevamo, sono diciamo l'anello di congiunzione tra Giochi senza frontiere e Mai dire Banzai, questi due personaggi, sono anche l'anello di congiunzione tra l'uomo e la scimmia, guardarli bene in faccia, e stanno spiegando il fil rouge. Ecco. Vuoi spiegarlo Giorgio? I concorrenti, grazie a questa fune, devono passare da una parte all'altra di questo... Fossato. Fossato, chiamiamolo così, vedete, con risultati abbastanza scadenti. Questo è Virdis in trasferta, attenzione. Ottimo, forse ce l'ha... No, ce l'ha fatta. No, è caduto, devono andare dall'altra parte, devono rimanere in piedi sul pontile praticamente. Vediamo questo, l'ho visto nelle prove, molto bravo questo. E mi spiace, ha preso una botta da altri tempi. La madre sentirà riconoscere al ritorno, vabbè, non sono cose che succedono in questi giochi giapponesi. Ecco, questo è l'ultimo concorrente, poi noi in Giappone avremo la pubblicità, seguiamolo insieme. Ecco, io pubblicità in Giappone. E allora la mandiamo anche noi qua in Italia.